Rapina alla filiale Unicredit di Porta Elisa nella mattinata di lunedì, poco dopo le 10, ad agire un uomo con il volto travisato da una maschera di carnevale. Armato di pistola, il rapinatore è entrato nella filiale e in un italiano senza particolari accenti ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 6.000 euro, il denaro contenuto in quel momento nelle casse degli sportelli. Dunque è fuggito a piedi, forse aiutato da un complice che lo aspettava in auto poco distante. Durante la rapina nessuno dei dipendenti o dei clienti è rimasto ferito e gli investigatori non escludono che l'arma potesse essere un giocattolo. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica della questura di Lucca che hanno iniziato i rilievi per riuscire a risalire all'identità del rapinatore.